Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono contentissima perché finalmente ho un makeup tutorial, anzi tre makeup tutorial. In uno oggi ricreeremo tre look utilizzando la nuovissima palette di Nabla. Eccola qui, questa è la Dreamy Eyeshadow Palette. Guardate quanto è bella e all'interno è ancora più bella. Qui ha un grandissimo specchio e questi sono tutti gli ombretti contenuti all'interno. La qualità di questi ombretti è impressionante, li vedrete all'opera all'interno del video. Nel corso del tutorial ci sono sia dei colori matte che dei colori shimmer metallici e glitterati, quindi la trovo una palette molto molto bella e vi dirò di più. Secondo me è un'ottima alternativa alla palette di Huda Beauty. Questi non sono duochrome, però come qualità siamo molto vicini sia dei matte che dei metallici, anche come colorazioni siamo lì. Quindi per me è consigliatissima, promossissima. Se vi interessa sapere come ho realizzato questi tre look, continuate a guardare. Io vi lascio il tutorial e noi ci vediamo alla fine del video. Ah, finalmente un makeup tutorial, ragazze, sono contentissima. Cercherò di fare ben tre look oggi con questa palette, perché così almeno mi posso far perdonare per tutti i makeup tutorial che state aspettando da tanto e mi dispiace che non ho avuto modo purtroppo di registrare, però eccomi qui. Allora, sono veramente contentissima, potete capire, ho già applicato il primer che non trovo, eccolo qua. Il primer è questo qui di Fenty Beauty, che è un primer ad azione matte, però allo stesso tempo idratante, quindi mi piace usarlo più come una crema idratante che altro. Sempre allo scopo di creare questa idea di finta idratazione, perché così l'idratazione vera e propria già l'ho fatto, ho fatto tutta la mia skincare routine, eccetera. Vado a mettere questo lip balm che mi chiedete spesso, quindi non lo facevo vedere perché è sempre lo stesso, però a questo punto ve lo mostro. Ed è quello di Bobbi Brown in pot, che mi piace tantissimo perché, come vi ho già detto, va a creare una bella base cosmetica per applicare poi il rossetto. Non ve lo consiglio come balsamo puramente idratante, però come base per il make-up sulle labbra lo trovo fantastico. Poi non so se si nota questa cosa che io ho pochi capelli di qua, cioè non è che sono, sì, sono di meno, un po' stempiatella. E so che molte vanno a coprire con l'ombretto, però a me non piace mettermi l'idea di mettermi l'ombretto nei capelli, quindi ce li teniamo così. E sono sempre stati così i miei capelli, quindi cioè, non cadono, non vi preoccupate. Volevo iniziare questo make-up direttamente dagli occhi, però so che mi avreste chiesto della base, quindi la facciamo insieme. Quindi vi lascio qui sopra il minuto in cui inizio a truccare gli occhi e ve lo lascio anche giù nell'info box e vi lascio lo stampo del minuto per ogni look che vado a fare, perché saranno tre look diversi per gli occhi. Se invece siete interessati a guardare anche la base viso, continuate a guardare. Se volete andare direttamente a vedere i tre look occhi, appunto, cliccate giù nell'info box, trovate proprio i minuti, ci cliccate sopra e andate direttamente, così faccio contente un po' tutte, per chi vuole vedere la base e chi vuole andare direttamente al make up degli occhi. Sempre di Fenty Beauty vado da Bato, sempre questo problema con le T e le D, non so perché. Comunque di Fenty Beauty vado da Bato. Vado ad applicare il fondotinta nella colorazione 230, sì. Lo agito perché bisogna agitarlo prima e lo vado a stendere con il pennello Sigma Flat Kabuki F80. Spesso mi chiedete quali sono i migliori pennelli per fare, non so, per applicare il fondotinta. In questo caso questo per me è il migliore, ve lo lascio giù nell'info box, vi lascio il link se lo volete acquistare. Mi sono dimenticata di dirvi che sulle occhiaie avevo già applicato il correttore NARS. Questo è il, mi dimentico sempre come si chiama, il Soft Matte Complete Concealer nella colorazione Honey, che è quello lì più aranciato, quindi ecco perché adesso non lo vado ad applicare, erano veramente super nere e in realtà avevo già iniziato a fare la base pensando di fare direttamente gli occhi in video, poi ci ho ripensato, ho detto vabbè, faccio la base, ok, basta, andiamo avanti. Vado ad illuminare mischiando questi due correttori che sono l'Essence Camouflage Full Coverage Concealer e il NARS Radiant Creamy Concealer nella colorazione Crème Brûlée, l'Essence nella colorazione 10 Nude. Come sempre li vado ad applicare nella parte centrale del viso che voglio andare ad illuminare e poi li vado a sfumare con la spugnetta di Neve Cosmetics asciutta. Prendo poi questa cipria di Neve Cosmetics che è la Flat Perfection Drama Matte e la utilizzo per andare a fissare il correttore che ho appena applicato. Prendo poi la cipria Lecca Doll di Pupa nella colorazione 003 e vado a fissare il fondotinta nella parte più esterna del viso.
Questa cipria l'ho riscoperta recentemente perché la usavo tanti tanti anni fa. Mi piace molto, dà proprio un effetto di porcellana sul viso. Non ne applicate tanta perché essendo colorata comunque va ad appesantire se ne applicate troppa, però se ne applicate uno strato così leggero dà un effetto bellissimo al viso. Come terra utilizzo questa sempre di Pupa, che è la Compact Bronzing Powder nella colorazione 003 ed è una terra abbronzante, quindi vado semplicemente ad applicarla in maniera molto molto sfumata per dare un tocco un pochino più abbronzato al viso. Infine vado a fare un po' di contouring utilizzando la terra Sculpt della palette Highlight and Contour Pro Palette di NYX Professional Makeup. E poi vado ad illuminare con l'illuminante Fenty Beauty nella colorazione Fire Crystal, che adoro follemente, è diventato il mio illuminante preferito. Guardate che bello. Cioè, è proprio luce pura, come fai a dire che non illumina questo illuminante? Eccomi molto molto più vicina, non vi spaventate. Allora andiamo a fare un attimino le sopracciglia e vado ad utilizzare la matita Goof Proof Brow di Benefit nella colorazione numero 3 e vado poi a fissare con il mascara per sopracciglia 3D Brow Tones nella colorazione numero 2. Ok ragazze, come al solito vado ad applicare il Paint Pot di MAC nella colorazione Soft Ochre come base su tutto l'occhio, forse l'altro è meglio. Intanto potete vedere che ho già realizzato l'altro. Con il pennello Zoeva 231 Luxe Petite Crease vado a prelevare il colore Immaculate e lo vado ad utilizzare come punto luce all'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare. È un bellissimo oro molto chiaro, glitterato. Intanto sentite il rumore della centrifuga in sottofondo, mi dispiace tantissimo. E il sole sta anche calando, quindi c'è meno luce, però forse è meglio per il trucco perché lo vedete meglio. Con un pennello da sfumatura poi utilizzo il Morphe M412. Vado a prelevare il colore Illusion, che è un bellissimo marroncino matte caldo. Che si sfuma, ragazze, una meraviglia, dà una pigmentazione assurda. Questo colore è veramente bellissimo. L'ho applicato prima tutto qui nella piega, adesso leggermente mi muovo così con la punta del pennello e lo porto verso l'esterno senza aggiungere altro prodotto perché, come vedete, è talmente pigmentato che basta che lo prendete una volta e ci fate tutto l'occhio. Ok. Questa centrifuga, ragazze, lo applico anche nella parte inferiore dell'occhio fino a metà occhio, quindi dove va ad incontrare il colore illuminante che abbiamo applicato prima, Immaculate, e lo porto un po' anche sulla palpebra mobile, ma proprio all'angolo esterno. Questa volta invece di sfumare, come vedete, vado a picchiettare. E poi da qui mi muovo un po' verso l'interno. Con il dito vado poi a prelevare il colore Byzantine, che è un bellissimo oro super super pigmentato. Con quello che mi resta sul dito vado anche qui al centro dove si incontrano i due colori ad applicarne un pelino. Al centro dell'occhio vado ad applicare la matita Magic Pencil di Nabla nella colorazione nude per andare a dare un po' di luminosità, mentre per contornare il resto dell'occhio vado ad utilizzare la matita di Essence Long Lasting Eye Pencil nella colorazione 01 Black Fever. E la stessa matita la vado anche ad utilizzare a mo' di eyeliner perché ultimamente mi sta piacendo di più la matita sfumata piuttosto che l'eyeliner super definito. Poi vi consiglio di prendere un pennello da sfumatura a punta o angolato, come vedete in questo caso. Questo del set Luvia, ve lo lascio giù nell'info box il link. Come vedete è tagliato di netto. Con questa parte qui tagliata vado a sfumare la matita.
Vado poi con il pennello da sfumatura precedente a riprendere il colore Illusion e lo vado ad applicare lungo la rima inferiore per andare a sfumare ulteriormente la matita nera. Ok, adesso con il pennello angolato che ho utilizzato prima voglio andare ad aggiungere un pochino di profondità qui all'angolo esterno dell'occhio e utilizzo il colore Dogma, che è un bellissimo marrone matte con una punta di rosso all'interno, molto molto bello. E lo porto anche un po' nella piega dell'occhio. Come mascara utilizzo l'Essence Lash Princess Sculpted Volume Mascara, sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Tra l'altro ho acceso le luci perché il sole purtroppo è andato via, quindi ci sarà un cambiamento assurdo di luci in questo video, dall'inizio alla fine. Questo vi fa capire quante ore durano i tutorial e perché non ho sempre tutto questo tempo a disposizione. Ok ragazzi, abbiamo quasi finito con gli occhi, vado a dare il tocco finale con le ciglia finte. Queste sono le solite Violet Voss nello stile Vamptress, che al momento sono le mie preferite, utilizzo praticamente sempre soltanto queste. Ok ragazzi, eccoci arrivati alla fine del primo look occhi, vado a fare le labbra, non applico nessun blush perché poi comunque devo fare altri look occhi e quindi non voglio che poi il blush che applico adesso non va bene con gli altri look eccetera, quindi onde evitare questo lascio stare perché appunto la base sarà la stessa per i prossimi look. Per le labbra voglio provare i nuovi NYX Liquid Suede Metallic Matte e in particolare per questo look voglio provare questa colorazione qui che è un bellissimo marrone scuro che si chiama Knit Nude. Ok ragazze, come vedete è un marrone molto scuro con del viola, quindi è quasi un color melanzana, un po' grigiastro con questo riflesso metallico sull'argento. Quindi lo voglio rendere più caldo come look occhi e vado ad applicare Anti-Matter di Nabla, che invece è un bellissimo oro, e lo applico proprio al centro. Wow! Ok, mi sa che devo stenderlo con le dita perché è molto molto pigmentato. Ok ragazze, in realtà volevo qualcosa di più nude sulle labbra, devo dire la verità, però comunque trovo che ci stia molto bene con questo look occhi, quindi questo qui è il primo look che ho realizzato con la palette di Nabla e se vi interessa adesso ne andiamo a fare altri due. Ok ragazzi, eccomi qui pronta per il secondo look. Ho fatto una cosa stranissima, quindi non l'ho mai fatta. Ho struccato solo questa parte qui, lasciando l'illuminante, la matita nera, le sopracciglia, le ciglia finte, le sopracciglia anche, e anche l'angolo interno l'ho lasciato perché tanto l'unico colore illuminante è sempre Immaculate, quindi avrei comunque riapplicato lui sia sotto l'arcata sopraccigliare sia l'angolo interno dell'occhio. Stessa cosa per la matita nera e le ciglia finte, quindi ho lasciato tutto. Vado a riapplicare il primer Paint Pot di MAC, quindi questa parte qua, in modo da andare anche a pulire bene la palpebra. Per il secondo look voglio andare ad utilizzare i toni centrali, quindi questi qui un pochino più rosati. Con il pennello da sfumatura Morphe 412 vado a prendere il colore Sistina, che è un bellissimo rosa tenue matte, e lo vado a sfumare per bene nella piega dell'occhio, che poi tenue tra virgolette, cioè sembra tenue nella palette, ma in realtà sull'occhio risulta molto molto intenso, quasi un corallo diventa. E la sfumabilità è pazzesca, cioè veramente pigmentazione e sfumabilità assurda, zero fallout. Questa palette mi piace veramente tantissimo, devo dire la verità. Con il dito vado poi a prendere il colore Rose Gold e lo vado ad applicare nella parte iniziale della palpebra mobile, subito dopo l'angolo interno dell'occhio. Con il pennello di Zoeva Luxe Petite Crease vado a riprendere il colore Immaculate e lo vado a ripassare all'angolo interno dell'occhio per portarlo un pochino più su Rose Gold. Ora prendo il pennello Morphe M422, vado a prelevare il colore Metal Cupid e lo vado a mettere nella seconda metà esterna della palpebra mobile che abbiamo lasciato libera e mi porto Cupid leggermente anche nella piega verso l'esterno. È un colore molto intenso, quindi andiamoci piano, anche se voglio fare un look abbastanza d'effetto, quindi ci sta. Cupid mi ha fatto un po' di fallout, però è anche un colore metallico, quindi ci può stare.
Riprendo il pennello da sfumatura che avevo utilizzato per applicare il rosa all'inizio e vado a sfumare i bordi. Per la parte inferiore dell'occhio voglio fare qualcosa di più, non lo so, luminoso, e quindi vado a prendere il colore Vanitas, sempre sul pennello Morphe M402 che ho pulito, e me lo porto qui proprio al centro. Della palpebra inferiore. E riprendo il mio fedelissimo pennello Luvia angolato, vado a riprendere il marrone scurissimo Dogma e lo vado ad utilizzare per andare a scurire la parte finale qui, vedete, dell'angolo esterno dell'occhio sulla palpebra inferiore, però quindi l'attaccatura delle ciglia per andare a connettere con la codina scura. E sempre con Dogma e sempre con lo stesso pennello vado anche lungo l'attaccatura delle ciglia finte per scurire un pochino. E per finire vado un pochino a ripassare la matita nera all'angolo esterno dell'occhio. E possiamo passare alle labbra. In realtà, guardandomi su questo look, lo andrei ad applicare un blush. Avendo questo rosso molto forte sugli occhi, mi vedo il viso un pochino più bianco, più smorto. Quindi vado a prendere questo bellissimo corallo che secondo me con questi occhi ci sta da Dio. E questo è il Like a Doll Maxi Blush di Pupa nella colorazione 204 e lo applico con il pennello Morphe M462. Ecco, in realtà io questo look lo lascerei così, con le labbra nude, così naturali, perché appunto gli occhi sono molto bold, però dato che questo è un make up tutorial e voglio provare cose nuove e farvi vedere più cose possibili, sono curiosa di provare un altro liquid suede metallico e questo qui è nella colorazione Bella. Ok ragazzi, eccomi qui pronta per il terzo ed ultimo look con la palette di Nabla. Non ho mai struccato gli occhi così tante volte in un make-up tutorial, però sono ancora interi, non è successo niente. Allora, adesso andiamo ad utilizzare i toni viola, quindi l'ultima fila qui e forse, sì, penso 1, 2 e 3. E quindi andiamo a creare un look sui toni del viola. Ho come sempre il primer e l'illuminante che ho applicato di nuovo all'arcata e all'angolo interno dell'occhio. Come colore di transizione stavolta vado ad applicare Lullaby, che è questo bellissimo color mauve, rosato, molto chiaro, matte, delicato, molto freddo. Ecco, di nuovo anche questo colore, vi dicevo, era chiaro. Perché guardandolo qui sembra chiaro, però messo sull'occhio è bello intenso, quindi andateci piano. Faccio una bella sfumatura morbida, come vedete stavolta non vado verso l'esterno, ma vado così, vedete, faccio una forma un po' più arrotondata, che scompare proprio verso l'illuminante. Con questo stesso colore vado anche a fare una sfumatura la parte centrale fino alla fine, l'angolo esterno, la parte inferiore dell'occhio. Ok, adesso nella prima metà dell'occhio sulla palpebra mobile vado ad applicare il colore Inception, che è un bellissimo viola medio metallizzato, sempre freddo. Questo colore, ragazze, mi piace da morire. Io sono molto difficile con i viola, non mi piace mai come mi stanno, ma questo qui è un viola perfetto secondo me per gli occhi azzurri. Vado sempre a portarmi Maculate sul viola qui all'inizio dell'occhio. Comunque, ragazzi, è scomodissimo truccarsi con le ciglia finte, non lo fate mai. Vado a portarmi Maculate anche qui perché avendo tutto questo colore scuro sopra mi va di avere questa parte più luminosa possibile. E ora vado a prendere il viola scuro Delirium, che è una texture più glitterata, credo sia l'unico insieme a Immaculate, questo qui illuminante ad essere glitterato, e lo prendo sempre sul pennello Morphe M422 e lo vado ad applicare nella seconda metà esterna della palpebra mobile.
me lo porto un pochino anche più nella piega. Guardate che bello, non so se si nota, ma ha dei glitter all'interno molto molto belli. Ok ragazze, Delirium ha fatto un po' di fallout, non so se riuscite a vedere. Ok, a questo punto riprendiamo il pennello con cui avevamo applicato il primo colore nella piega e andiamo a sfumare un pochino i bordi leggermente. Voglio soltanto rendere i bordi un pochino più morbidi, ma non voglio allargarmi. Ok, ora riprendo il colore Inception, quindi il viola medio metallizzato, e lo vado semplicemente a portare lungo la rima inferiore nella parte centrale e verso la fine dell'occhio. Ok, per le labbra stavolta prometto faccio una cosa un pochino più tranquilla, comunque particolare però più tranquilla. Vado ad utilizzare questa nuova matita di pupa che è Lime Lip Pencil nella colorazione 002, fa parte dei nuovi prodotti usciti questo autunno-inverno. E come rossetto vado ad applicare Bohème di Nabla, che è un bellissimo color malva, bello freddo, autunnale, che secondo me si sposa benissimo con questo viola che abbiamo applicato sugli occhi. Ok bellezze, quindi questo è il terzo look completato utilizzando i toni più violacei della palette. Bene ragazze, questo è tutto per questo video, spero che questi look vi siano piaciuti, fatemi assolutamente sapere nei commenti qual è stato il vostro preferito. Vi chiedo scusa per tutti i cambiamenti di luce che ci sono stati, ma ho iniziato a filmare nel pomeriggio, adesso è sera, è tardissimo, quindi per quello appunto avete visto diversi cambi di luce e spero che comunque il video vi sia piaciuto, sia stato interessante. Io questa palette la adoro follemente e ho cercato appunto di farvi vedere più possibile all'opera i colori. E lasciatemi un bel like se appunto il video vi è piaciuto, iscrivetevi se siete nuove sul canale che mi fa tantissimo piacere. Mi trovate qui ogni settimana con nuovi video, makeup tutorial, vlog, video haul di abbigliamento, video haul di makeup. Insomma, un po' di tutto. Se vi fa piacere, appunto, iscrivetevi e cliccate anche sulla campanellina perché così vi arrivano le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Io, come al solito, vi mando un mega bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!